Ben trovate a tutti. In questo mio video tutorial oggi vi mostrerò come lavorare questa copertina rotonda che io ho realizzato seguendo un pattern di Catherine Bly che si chiama Spin Me Round. È una copertina realizzata all'uncinetto, è molto bella e facile da lavorare. Come potete vedere, si compone di 6 parti più grandi e da tante piccole aggiunte sottolineate dai forellini creati da una catenella. Lo spicchio principale è racchiuso tra lo spazio di 2 catenelle. A destra e a sinistra. Si inizia con pochi punti e vengono fatti degli aumenti per allargare la sezione più grande. Il bordino che ho aggiunto non è nel pattern, ma l'ho aggiunto io proprio per rifinire la copertina, è lavorato con dei semplicissimi ventaglietti di maglie alte. Non è difficile, perché sapete benissimo, tutti i miei tutorial hanno come leitmotiv il fatto che siano semplici, perché io non amo fare cose complicate, in quanto lavorare all'uncinetto ai ferri per me è un modo di rilassarmi. E quindi le cose che mi sembrano semplici poi io ve le riporto per darvi modo di realizzarle se vi piacciono. Questa copertina misura 1,3 m, non arriva a 1,5 m di diametro. Quello originale dovrebbe arrivare a 1,22 m. Comunque nella info box vi inserirò il link al pattern originale. Il filato che ho utilizzato per realizzare questa copertina e che mi è stato gentilmente fornito da Lisa Davi dal suo bellissimo shop online filatiromance.com è il filato Caribe. Io ho utilizzato 2 cakes di questo filato nella tonalità 03 e ho lavorato con un uncinetto 3,5. Io ho iniziato a lavorare dalla parte chiara, poi ho aggiunto l'altro gomitolo quando mi trovavo nella parte marrone bruciato, in modo da continuare con la parte scura per poi ripassare di nuovo a quella più chiara. Poi voi potete scegliere di iniziare per esempio dalla parte bruciata all'interno e poi andare avanti fino a raggiungere la sfumatura chiara. Potete fare come volete. A questo punto credo di avervi detto tutto, non mi resta che lasciarvi alla descrizione del filato e poi al tutorial vero e proprio. Questo è il Caribe di Mistrico Filati ed è una cake sfumata. La tonalità che ho utilizzato io è la numero 3 ed è sfumata sulle tonalità della terra proprio. Si parte dal color chiarissimo della sabbia fino ad arrivare alla terra bruciata. È un filo composto dal 50% in cotone e dal 50% in microfibra. Quindi al tatto è morbidissima e molto liscia. Si possono utilizzare ferri uncinetti dal 3,5 al 4. Pesa 150 grammi ed ha una metratura di circa 600 metri. Naturalmente
lo trovate nel negozio di Lisa, filatiromance.com, le cui indicazioni troverete nella info box sotto al video. Iniziamo il nostro tutorial partendo dal primo giro. Facciamo un anellino magico, e lavoriamo 3 catenelle. Ora, sempre lavorando intorno al filo dell'anellino, facciamo altre 11 maglie alte. Possiamo adesso stringere l'anellino e chiudere il nostro primo giro prendendo la terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima in questo modo. Secondo giro, lavoriamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. Nella maglia successiva facciamo un punto a V che è composto da una maglia alta, una catenella e di nuovo una maglia alta, sempre lavorati nello stesso punto di base. Poi facciamo una maglia alta nel punto successivo. Adesso ripetiamo per tutto il giro un punto a V e una maglia alta. Quindi di nuovo punto a V, e maglia alta. Un punto a V e una maglia alta. Continuiamo fino alla fine del giro, terminando con un punto a V. Ecco, qui siamo all'ultimo punto del nostro secondo giro. Facciamo il punto a V e concludiamo con una maglia bassissima prendendo 1, 2, 3, la terza catenella, quella superiore delle 3 catenelle iniziali, e facciamo una maglia bassissima per chiudere. Abbiamo terminato il nostro secondo giro. Terzo giro, facciamo le nostre 3 catenelle iniziali che sostituiscono la prima maglia alta, 1, 2 e 3. Facciamo subito nella prima maglia alta del punto V 2 maglie alte, una e due, nello stesso punto. Poi facciamo 2 maglie alte nella catenella del punto V, 1 e 2. Ora facciamo 2 catenelle, saltiamo la seconda maglia alta del punto V e andiamo a lavorare una maglia alta sulla maglia alta successiva. Da questo momento partiamo con la sequenza che va sempre ripetuta, quindi una maglia alta sulla maglia alta. Poi nel punto V lavoriamo 2 maglie alte insieme nello stesso punto, 2 maglie alte intorno
alla catenella del nostro punto a V 2 catenelle, saltando la seconda maglia alta del punto a V e andando a lavorare una maglia alta nella maglia alta successiva. E concludiamo quindi il nostro terzo giro con le 2 catenelle e una maglia bassissima nella terza catenella iniziale per chiuderlo. Nel quarto giro iniziamo a dare l'inclinazione al nostro lavoro. Quindi, invece di iniziare subito con le 3 catenelle, ci spostiamo di un punto facendo di nuovo una maglia bassissima nella maglia alta successiva. Ora facciamo 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta. Lavoriamo 2 maglie alte. Una e due. Ora nell'ultima maglia alta sottostante della sequenza facciamo 2 maglie alte insieme, quindi nello stesso punto, una e due. 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle sottostanti. Una e due. 2 catenelle. Ora vi mostro la sequenza completa che poi dovremo ripetere fino alla fine del giro. Saltiamo quindi la maglia alta singola sottostante e andiamo a lavorare nelle 2 coppie di maglie alte facendo 3 maglie alte una due e 3 Nell'ultima maglia alta lavoriamo 2 maglie alte, una e due, intorno alle 2 catenelle altre 2 maglie alte. Due catenelle per terminare la nostra sequenza. Ripetiamo di nuovo, saltiamo la maglia alta singola sottostante e andiamo a lavorare in quella successiva. Facciamo 3 maglie alte consecutive, una, due e tre. Nella maglia successiva facciamo 2 maglie alte, quindi una e due. Intorno alle catenelle facciamo lo stesso 2 maglie alte, una e due, e concludiamo con 2 catenelle. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Abbiamo terminato il giro con le 2 catenelle e adesso con una maglia bassissima, lo chiudiamo completamente. Ecco qua. Quinto giro.
slittiamo sempre verso sinistra con una nuova maglia bassissima e facciamo le 3 catenelle iniziali. Ora lavoriamo 4 maglie alte consecutive. 1, 2, 3 e 4. Ci troviamo sull'ultima delle 2 maglie lavorate insieme intorno alla catenella e torniamo a lavorare 2 maglie alte insieme in quest'ultima maglia alta sottostante. Di nuovo 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle. Due catenelle. Ora partiamo con la sequenza specifica, nel senso che l'abbiamo già fatta, però abbiamo lavorato 3 catenelle e poi le 4 maglie alte, considerando adesso che le 3 catenelle iniziali sostituiscono la prima maglia alta, noi riprendiamo il lavoro saltando innanzitutto la maglia alta successiva, dopodiché partiamo con 5 maglie alte. 1, 2, 3 4 e 5. Ora della sequenza da lavorare sono rimaste sotto una maglia alta e 2 catenelle. Lavoriamo 2 maglie alte insieme nell'ultima maglia alta sottostante e 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle. Concludiamo la sequenza con 2 catenelle e la ripetiamo per tutto il giro. Ricordatevi sempre di saltare la prima maglia alta. Quindi 5 maglie alte, 2 maglie alte insieme nello stesso punto e 2 maglie alte insieme intorno alle catenelle, più 2 catenelle finali. Faccio le ultime 2 maglie alte intorno alle catenelle sottostanti. Termino con 2 catenelle e una maglia bassissima per chiudere il nostro quinto giro. Sesto giro, maglia bassissima per scivolare verso sinistra, 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. Ora lavoriamo 4 maglie alte consecutive. 1, 2, 3 e 4. Facciamo una catenella, saltiamo la maglia alta successiva e andiamo a lavorare
una maglia alta, due maglie alte nella maglia successiva, due maglie alte intorno alle due catenelle. E 2 catenelle. Adesso andiamo a fare la sequenza completa da ripetere per tutto il giro. In pratica dobbiamo lavorare 5 maglie alte saltando sempre, ricordatevi sempre, la maglia alta subito dopo le 2 catenelle. Quindi saltiamo la prima e andiamo a lavorare 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. Facciamo una catenella, saltiamo la maglia alta successiva e andiamo a lavorare nelle due maglie alte all'interno delle catenelle, vedete? Facciamo una maglia alta nella prima maglia delle due, due maglie alte nella seconda, e due maglie alte intorno alle due catenelle. Concludiamo la sequenza con le due catenelle come al solito. Quindi la sequenza da ripetere è questa. Saltiamo subito la maglia successiva. Lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, facciamo una catenella, saltiamo la maglia successiva, sottostante, e andiamo a lavorare nella coppia di maglie che abbiamo subito dopo. Quindi una maglia alta sulla prima maglia delle due, due maglie alte sulla seconda maglia, due maglie alte intorno alle due catenelle e terminiamo con due catenelle. Ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Con le ultime due catenelle del giro, dopodiché 1, 2 e 3 vado nella terza e chiudo con una maglia bassissima. Ecco qua, nel nostro sesto giro abbiamo iniziato a dividere le maglie nel primo gruppo di 5 con una catenella soltanto, per poi fare di nuovo gli aumenti e terminare con le due catenelle che dividono lo spicchio grande. Settimo giro. Come al solito slittiamo a sinistra, quindi facciamo la nostra maglia bassissima nella maglia alta successiva. 3 catenelle. Quattro maglie alte consecutive. Una,
una, due, tre e quattro. Come vedete, la quarta va lavorata intorno alla catenella sottostante. E adesso facciamo una catenella divisoria. Passiamo a lavorare sul gruppo di maglie successivo, quindi saltiamo la maglia sottostante. Ogni volta che facciamo una catenella o le due catenelle che delimitano lo spicchio principale, saltiamo sempre la maglia successiva. Quindi andiamo a lavorare 3 maglie alte, 1, 2, 3, e come abbiamo fatto anche nelle altre sequenze, facciamo i nostri aumenti lavorando 2 maglie alte insieme nell'ultima maglia alta sottostante, 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle. Questo sarà sempre identico in ogni giro. 2 e 2 intorno alle 2 catenelle. Per terminare lo spicchio, facciamo le nostre 2 catenelle. Ora vi mostro la sequenza che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Quindi vedete, si è formato il nostro spicchio grande. Iniziamo saltando la prima maglia alta che troviamo subito dopo lo spazio e lavoriamo 5 maglie alte. 1, 2, 3 4 e 5 intorno alla catenella sottostante, la quinta. Una catenella. Saltiamo la prima maglia alta successiva e andiamo a lavorare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Come vedete, rimane libera l'ultima maglia alta e rimangono libere le 2 catenelle. In questi 2 punti facciamo i nostri aumenti, quindi 2 maglie alte nella maglia alta sottostante, 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle, 1 e 2, e per terminare la sequenza facciamo le nostre 2 catenelle. Ecco, ripetiamo questa sequenza. Due catenelle finali e una maglia bassissima per chiudere il settimo giro. Ottavo giro, slittiamo a sinistra, ricordiamoci sempre quando iniziamo a lavorare ogni giro. Quindi una maglia bassissima sulla prima maglia alta del lavoro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e lavoriamo 4 maglie alte. La quarta va a finire intorno alla catenella.
4 maglie alte, in pratica sarebbero 5 considerando le 3 catenelle iniziali. Allora, facciamo una catenella, saltiamo la maglia successiva e andiamo a lavorare 5 maglie alte consecutive. Una, due, tre, quattro e cinque. Abbiamo adesso l'ultima maglia alta più le 2 catenelle e qui facciamo gli aumenti alla fine dello spicchio, quindi 2 maglie alte nell'ultima maglia alta disponibile e 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle, 1 e 2, 2 catenelle per terminare la sequenza. Ripetiamo una volta la sequenza successiva. Abbiamo avuto quindi come termine del... Abbiamo terminato con le 2 catenelle, saltiamo la maglia alta sottostante e facciamo le nostre 5 maglie alte. Come vedete, l'ultima delle 5 maglie alte va sempre a finire ad essere lavorata dentro la catenella, intorno alla catenella. Quindi non ci possiamo sbagliare poi man mano che lavoriamo e la cosa viene proprio ad occhio. Facciamo la catenella, saltiamo la maglia alta successiva e facciamo 5 maglie alte. Una, due, tre, quattro e cinque. E come è successo negli altri giri, facciamo gli aumenti lavorando le 2 maglie alte nell'ultima maglia e nelle 2 catenelle. Quindi 2 maglie alte sopra l'ultima maglia della sezione sottostante e 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle sottostanti. Terminiamo la sequenza dello spicchio con 2 catenelle. E ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Terminiamo il nostro giro con gli ultimi 2 aumenti. Due catenelle. Chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Come potete vedere da questo spicchio, in pratica lo spicchio grande è quello racchiuso tra le 2 catenelle, poi all'interno di esso, man mano che si aumentano i punti, si formano dei piccoli spicchi di 5 maglie ciascuno, che vengono divisi solamente da una catenella però. Nono giro, facciamo
la nostra maglia bassissima verso sinistra, come al solito, e 3 catenelle. Riprendiamo il giro facendo 4, altre 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. La quarta dell'inizio va intorno alla catenella, ma consideriamo sempre che sono 5 maglie perché abbiamo le 3 catenelle iniziali che sostituiscono la prima maglia alta. Ad ogni modo, adesso facciamo una catenella di divisione, saltiamo la prima maglia alta successiva e lavoriamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto, visto che abbiamo 4 maglie alte sottostanti ancora, quindi possiamo formare una nuova porzione di 5 maglie alte facendo la nostra catenella. Quindi già abbiamo la prima, la seconda, saltiamo la maglia sottostante, lavoriamo una maglia alta, e poi facciamo i nostri soliti aumenti di fine spicchio grande, lavorando 2 maglie alte nell'ultima maglia alta disponibile e 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle finali. Quindi 1 e 2, 1 e 2. 2 catenelle per terminare lo spicchio. Ripetiamo ora la sequenza dello spicchio che poi andremo a rifare per tutto il giro. Quindi saltiamo la prima maglia alta, lavoriamo 5 maglie alte come al solito. 1, 2, 3, 4 e la quinta nello spazio della catenella. Catenella e lavoriamo adesso ancora 5 maglie alte saltando subito la prima. 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, perché vedete siamo riusciti a completare facendo tutti gli aumenti, siamo partiti da queste poche maglie che c'erano dopo le 5 iniziali, avevamo 2, 2 e 1, man mano le abbiamo aumentate e adesso abbiamo, il giro precedente avevamo 5 maglie alte più 2 aumenti, adesso possiamo dividere le nostre 5 maglie alte con una catenella e passare a lavorare la parte finale dello spicchio. Quindi saltiamo la maglia, il punto sottostante successivo e andiamo a lavorare nelle ultime 2 maglie di aumento. Quindi nella prima facciamo una maglia alta, nella seconda facciamo il nostro aumento e l'ultimo aumento intorno alle 2 catenelle.
2 catenelle e abbiamo terminato lo spicchio grande da ripetere. Come potete vedere, non è difficoltoso perché i prossimi giri andranno lavorati come abbiamo fatto questi precedenti. Cioè, le 5 maglie alte rimarranno sempre le stesse, nel senso che andremo avanti a lavorarle finché non abbiamo 5 maglie alte più gli aumenti nell'ultima piccola porzione, nella porzione finale dello spicchio. Dopodiché divideremo le maglie alte, le 5, dalle ultime 3. Quindi continuiamo saltando la prima maglia e andando a lavorare le 5 maglie alte. Una catenella, saltiamo la maglia successiva, facciamo di nuovo 5 maglie alte, una catenella per dividerle dal rimanente gruppo di maglie da lavorare. Dopo la catenella, ormai avete imparato che bisogna saltare l'ultima, la maglia successiva, quindi andiamo a lavorare nell'ultimo aumento facendo una maglia alta, poi un aumento, 2 maglie quindi alte nella stessa maglia, e di nuovo un aumento lavorando 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle. Ecco, 2 catenelle per terminare lo spicchio. Ecco la parte finale dell'ultimo spicchio, quindi una maglia alta, 2 maglie alte nella maglia alta successiva e 2 maglie alte intorno alle 2 catenelle, 1 e 2, 2 catenelle e chiudiamo il nono giro con una maglia bassissima. Quindi non è difficile, poi vi verrà in automatico, ve lo garantisco. Perché praticamente una volta che ci troviamo a lavorare il giro successivo non dobbiamo far altro che ripetere i gruppi di 5 e fare gli aumenti nell'ultimo spicchietto, nell'ultima porzione dello spicchio grande, soltanto sull'ultima maglia e intorno alle 2 catenelle. Quindi lavoreremo a maglia alta sulle maglie precedenti ad esclusione della prima che viene saltata. Ecco qua, come potete vedere, io ho continuato a lavorare e lo spicchio grande cresce sempre, e questo lo si denota dalle quantità di 5 maglie alte divise da una catenella che vedete. In pratica la sequenza di aumenti, i punti che aumentano man mano, li contiamo in questo modo. Abbiamo questa parte finale in cui abbiamo una maglia alta e 2 aumenti. Nel giro successivo abbiamo 3 maglie alte e 2 aumenti,
Nel giro successivo ancora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte e 2 aumenti. A questo punto nel giro successivo possiamo dividere 5 maglie alte e ripartire con una maglia alta e 2 aumenti. Come potete vedere, ho continuato a lavorare. In questo punto ho fatto l'unione con la seconda cake. E in pratica adesso mi sono rimasta all'incirca 45 grammi di filato, per cui direi di iniziare a fare il bordino di rifinitura della nostra copertina. Ho unito il giro, ho chiuso quindi con una maglia bassissima. A questo punto facciamo una catenella e lavoriamo una maglia bassa direttamente sopra le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro sottostante. Quindi reinseriamo l'uncinetto all'interno della catenella finale delle 3 e facciamo la nostra maglia bassa. Ora lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia alta sottostante. Quando ci troviamo nello spazio di una catenella, lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2. Poi riprendiamo lavorando una maglia bassa per ogni maglia alta. Quindi iniziamo questa, la prima maglia alta, mi raccomando, non saltatela. Contate sempre 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Quindi facciamo la nostra prima maglia bassa della porzione di lavoro. 1, 2, 3, 4 e 5 più 2 maglie basse all'interno della catenella. 1 e 2 all'interno, scusate, dello spazio creato dalla catenella sottostante, per essere più precise. Continuate in questo modo fino ad arrivare alla parte finale della nostra sezione grande, cioè quella con gli aumenti. Eccola qua. Allora, sono arrivata con le mie maglie basse a lavorare l'ultima parte della sezione grande. Quindi ricominciamo. Ho fatto le 2 maglie basse all'interno dello spazio di una catenella. Faccio di nuovo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Nella maglia successiva facciamo il nostro aumento, quindi 2 maglie basse, 1 e 2. Poi riprendiamo con una maglia bassa per ogni maglia sottostante, in questo caso sono 3 maglie, e 2 maglie basse all'interno delle 2 catenelle di separazione. Dopodiché riprendiamo normalmente dalla prima maglia alta. Quindi ricordatevi sempre, quando lavorate le 2 maglie basse all'interno dello spazio della catenella, poi spostate un pochettino
i punti per andare a lavorare la prima maglia alta successiva, non dimenticatela. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e 2 maglie basse intorno alla catenella dello spazio. Continuiamo fino a terminare tutto il giro della copertina. Facciamo le ultime due maglie basse intorno alle due catenelle rimanenti e chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima nella prima maglia bassa d'inizio. A questo punto passiamo a lavorare il bordo a ventaglietti. Allora, partiamo direttamente da questa maglia bassissima, dalla prima, facciamo un ventaglietto di 7 maglie alte nella stessa maglia, quindi saltiamo una e due maglie successive e nella terza lavoriamo 7 maglie alte. Eccolo qua. Ora saltiamo le due maglie successive e nella terza facciamo una maglia bassissima. Saltiamo adesso 1-2 maglie basse e andiamo a lavorare il nuovo ventaglietto nella terza maglia successiva. Quindi ripetiamo 7 maglie alte tutte nella stessa maglia. Bene, saltiamo le due maglie successive, nella terza facciamo la nostra maglia bassissima. Ripetiamo così per tutto il giro fino a completare il bordo della nostra copertina. Ecco, sono all'ultimo ventaglio del nostro giro. Adesso ci abbassiamo e facciamo una maglia bassissima collegandoci alla prima maglia bassissima iniziale. A questo punto non resta che tagliare il filo, cucirlo e nascondere la codina come del resto faremo per il filo iniziale del lavoro, cioè quello al centro della nostra copertina. Bene, spero che non vi sia sembrato troppo difficile il metodo di lavoro di questo capo. Quello che volevo dirvi prima di salutarvi è che ovviamente se volete dedicare questa copertina ai bimbi, ai neonati, potete utilizzare i filati Caribe nelle tonalità pastello oppure con i colori più accesi. Invece posso consigliarvi di utilizzare questo tipo di lavorazione per ottenere una splendida mantellina da utilizzare durante l'inverno, anche perché effettivamente il filato può essere considerato anche un caldo cotone, specialmente messo doppio,
e quindi può sostituire benissimo la lana. Un altro uso di questo modello rotondo potrebbe essere benissimo come copritavolo o centrotavola, sempre scegliendo i colori che preferite. Questo, per esempio, io l'ho fotografato sul tavolo di legno, è veramente proprio un bell'effetto. Bene, non mi sembra di aver altro da dirvi, da consigliarvi. Vi dico soltanto che ringrazio veramente tanto filatiromance.com e Lisa per gli splendidi filati che mi manda da poter utilizzare. E a questo punto io vi saluto, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Grazie per avermi seguita e ciao a tutti da Lilla.